sedevano sotto il pergolato di una locanda in Carrer de Sant'Elmo, a pochi passi dall'antico Portal de la Mar, che si apriva tra i bastioni, sulle acque scurite dall'imbrunire. L'unico suono a tenere loro compagnia era il vociare delle donne dirette al porto. Madri, mogli e figlie dei pescatori di corallo, a volte in scialli e tendadi, che si gonfiavano alle folate del maestrale. «Avete capito bene di cosa stiamo parlando?» ribadì il vecchio, tamburellando le unghie sul bordo del desco. Ustano si servì da una ciotola del pesce salato che aveva davanti a sé e annuì vago. «Perfettamente!» «Scusatemi se insisto, ma ne dubito!» «Scusatemi voi, maestro Lionel, reputate forse che io sia giunto fin qui per godere della vostra compagnia?» C'era una nota di fastidio nei moti di Ustano. Del resto, si trovava al cospetto di un ebreo nel cuore di una giudaria eretta quasi in spregio ai cristiani nella zona più incantevole di Alghero. E benché quel Simone degli Unel vestisse alla catalana e non portasse nemmeno la rotella, obbligatoria a chiunque appartenesse al popolo di Yahweh, continuava a sbattergli in faccia che le sue origini giudaiche, arricciando il grottesco nasone da civetta. «Ma se pretendete maggiore attenzione», mise in chiaro il fiorentino, «dovrete essere ben più esauriente. Non vi basta il nome di Gilagos d'Orcagna?» declamò l'altro contrariato. «Un nome legato a un tesoro leggendario resta pur sempre un nome. Io sono qui per la mappa». Il vecchio scosse il capo. «Forse ho sbagliato a concedergli udienza», e fece per andarsene. Ustano lo trattenne con un gesto aggressivo. «È morta fin troppa gente a causa della vostra ambiguità, troppi cristiani a dirla tutta». Simeone degli Unel tornò a sedersi, scrutando il suo accusatore in un misto di sdegno e di sorpresa. «Si può sapere a cosa diavolo alludete?» Alghero, quartiere ebraico, 13 marzo 1460. «Non c'è ombra di dubbio». «Non c'è ombra di dubbio che siamo ad Alghero. E siamo nell'Alghero del 400. E quindi per un'ora circa immaginiamo di trascinarci nel tempo di un'Alghero antica, l'Alghero della Giuaria. E qui, proprio nell'Alghero del 400, nell'Alghero degli Ebrei, è ambientato il Patto dell'Abate Nero, il romanzo thriller di Marcello Simoni. Quindi per un'ora ci ritroveremo tra i vicoli della Giuaria a ragionare del romanzo e a ragionare di questa straordinaria ambientazione. Direi che, non so, che Alghero dovrebbe tributare un grande abbraccio a Marcello Simone per questa idea geniale proprio di ambientare un romanzo, un thriller di successo in questa Alghero antica e affascinante, un po' losca. Gli avventurieri che erano arrivati dopo il periodo di ripopolamento. Allora, Marcello Simoni non è un autore qualsiasi, è un autore che sta in testa alle classifiche dei lettori. Il suo primo romanzo, Il mercante dei libri maledetti, è stato per un mese in testa alle classifiche di vendita. Quindi è un autore che, come dire, intanto dobbiamo dire porta Alghero in tutta Italia e nel mondo, porta la parte migliore d'Alghero, il fascino della storia della città antica. Siamo nella seconda metà del 400. Alghero aveva avuto prima di quest'epoca un periodo molto disgraziato, un periodo di isolamento. L'ultima parte del 300 Alghero era talmente isolata, perché c'era la guerra dei Sardi, era talmente isolata che si era data addirittura alla pirateria. Poi, dopo il 1409, si è conclusa la guerra con l'Arborea, Alghero finalmente ha potuto godere di una ripresa economica. Il ruolo principale trainante di questa ripresa economica erano proprio i giudei che erano arrivate a ondate dalla Catalogna, dalla Provenza, che comunque era catalana in quel periodo. Come mai? Perché li stavano cacciando da tutti i regni d'Europa, li avevano cacciati dall'Inghilterra, li avevano cacciati dalla Germania, li avevano cacciati dal Portogallo,
E invece i catalani, che erano molto pratici, molto imprenditori, invece si li coccolavano abbastanza. Intanto erano servi nostri, cioè erano direttamente dipendenti dal re. E poi era gente che sapeva fare buoni affari, con metodi non sempre trasparenti, ma sapeva fare buoni affari, e come? Ed erano in grado, pensate, di fare prestiti perfino alla corona d'Aragona. E allora una delle fughe, diciamo così, delle migrazioni principali dei giudei era stata proprio Alighiero, che aveva, siamo circa un 1460, quindi siamo circa un secolo dal ripopolamento. I primi pobladores erano arrivati subito dopo la metà del 300, siamo a un secolo circa dal ripopolamento. E se prima erano avventurieri senza scrupoli eccetera, adesso arrivano i mercanti, quelli che si arricchiscono anche facilmente, soprattutto col commercio del corallo, e sul commercio del corallo è in gran parte improntato la trama di questo libro che vedremo poi. Ma dunque Marcello Simoni sicuramente di questo libro ha fatto molte presentazioni, gliel'ho chiesto poco fa, dice sì, l'ho presentato, però questa è una presentazione credo anche per lui speciale, perché ci troviamo in Alighiero, dove lui ha ambientato almeno tra Alighiero e Firenze. Vedremo dopo, toccheremo un po' i contenuti della storia tra la Firenze dei banchieri e i mercanti di Alighiero, i mercanti ebrei di Alighiero. Ma gli facciamo subito una domanda, come dire, che forse dovrebbe essere l'ultima, ma togliamoci subito la curiosità. Cosa ti è venuto in mente di ambientare questa storia ad Alighiero? Allora, innanzitutto buonasera, grazie per questo invito. Questa è una presentazione importante, una delle più importanti, perché sto presentando, è come se presentassi dentro il mio romanzo. Io Alighiero l'avevo già vista diverse volte, ho fatto diversi tour di presentazioni in Sardegna, e col fatto che Alighiero è vicino all'aeroporto spesso attraversavo questa città o la toccavo tangenzialmente per raggiungere appunto l'imbarco all'aereo, e ogni volta che passavo la guardavo dall'alto, la attraversavo. Una volta addirittura ho dormito anche qui, perciò durante la mattina ho avuto modo di passeggiare tra i bastioni e vedere il mare. Mi sono detto, prima o poi io questa città devo inserire nel mio romanzo, perché in queste vie ancora adesso si respira qualcosa che riporta alle origini storiche catalane, ebraiche di questa città. Non siamo totalmente in Italia, siamo veramente in equilibrio tra la realtà e la storia. E quando ho iniziato a scrivere questo romanzo, documentarlo, risposte brevi mi hai detto, dopo ti ripasso subito la parola. E... non molto brevi, come vuoi. Benissimo. E quando ho iniziato a documentarmi su questo romanzo, io ogni volta che scrivo un romanzo almeno 3 mesi li trascorro per raccogliere tutta quella che è la documentazione storica, urbanistica, la forma mentis che riguardava il luogo e l'epoca che tratto, mi sono stupito del fatto che non fossero stati scritti romanzi bestseller, intendo dire, di grande importanza su questo luogo. E questa è una grande pecca di molti narratori di thriller, di romanzi storici italiani. Tutti scrivono romanzi ambientati a Roma, a Milano, a Venezia, a Genova, Napoli. Ma se noi ripercorriamo geograficamente e storicamente tutta l'Italia, le sue isole, l'isola d'Elba per esempio anche, troviamo pochissime storie che parlano di questi luoghi, quando invece questi luoghi, più ancora delle grandi città, hanno fatto la nostra storia e ci hanno dato identità, perché ci parlano di come si muovevano le persone, di come si muovevano questi mercanti, questi navigatori che si spostavano da un posto all'altro. Mi riferisco non solo ad Alghero, ma pensiamo anche agli agenti commerciali dei grandi mercanti fiorentini, che si spostavano da Palma di Maiorca fino a Costantinopoli, toccavano le coste dell'Italia, le coste della Barbaria, della Morea, l'Africa, addirittura arrivavano fino a Londra e portavano questo sapore, questo linguaggio esotico che sfiorava anche queste isole. Ecco, io sempre di più scrivendo i miei romanzi mi rivolgo a questa Italia, a questa storia che non conosciamo e che invece penso che sia molto importante. Grazie.
thriller col punto interrogativo, è un thriller questo? Non lo so, io vedo che è un romanzo storico, io insegno storia, sono appassionato di storia, quindi io sono rimasto subito innamorato quando vedo storia. Però ho letto anche un commento di Corrado Augias che dice ma non è proprio thriller, è un genere ad incrocio tra diversi generi, cappa e spada, giallo, avventura. A me sembra di vedere più un genere tipo salgariano, che so io, piuttosto che un giallo vero e proprio. Anche perché non c'è proprio un investigatore e così via, no? È più un qualche cosa che rassomiglia più all'Isola del Tesoro oppure qualcosa del genere, mi sembra. Ma hai fatto pienamente centro, guarda, in realtà la parola thriller serve soprattutto agli editori, alle librerie, perché naturalmente devono collocare il tuo libro in uno spazio, su uno scaffale, o devono comunque andare a indovinare una fetta di mercato a cui rivolgere i loro prodotti, perché alla fine i libri sono naturalmente anche prodotti. In realtà hai fatto due segni, perché il primo è Salgari. Di recente poi mi hanno dato anche il premio del Corsaro Nero, che è stato un enorme regalo, perché comunque ho letto. Sono innamorato della narrativa avventurosa. Stevenson è un altro, hai colto nel segno, perché in realtà questo romanzo ha un respiro stevensoniano, ha qualcosa, un piccolo omaggio che potremmo che ho voluto offrire all'Isola del Tesoro, che è un libro che ho letto da ragazzino e ogni tanto rileggo, perché riporta quella precisione, quella leggerezza del linguaggio che a volte manca alla narrativa contemporanea. E io in realtà non mi sento uno scrittore di thriller. Io cerco di modulare la storia attraverso i tempi dell'avventura, allo stesso modo in cui Kastler fa con il mare e con le storie che parlano di aerei, di macchine d'epoca, eccetera. Faccio questo, cioè l'avventura diventa quel filo che va a cucire varie avventure, dove in realtà non c'è mai un protagonista che sia un detective, che sia un personaggio buono, che sia il cavaliere della bianca armatura. A me piacciono i ladri, mi piacciono le femmine d'intrigo, mi piacciono i mercanti girovaghi, mi piacciono gli inquisitori che sono inquisitori per necessità e non per fede, cioè tutti quei personaggi che a volte potrebbero essere definiti come noir. Noir perché si mettono in discussione, perché ricercano la loro umanità e il loro modo di pensare, il loro modo di essere attraverso delle vie traverse che a volte sono ignote alle persone comuni e al detective, che invece dovrebbe sempre seguire una regola precisa. Perciò questi sono anche romanzi che affondano nell'avventura, parlano di storia, ma indagano anche quella che è la natura umana. E questo succede già dai tempi di Alessandro Manzoni, perché se noi prendiamo I Promessi Sposi, abbiamo di fronte uno splendido affresco del 1600, dove ci viene parlato di tutto, dei signorotti spagnoli, ci viene parlato della peste, si vengono dipinte, affrescate queste scene della Lombardia del 600. Però prima di tutto questo noi leggiamo I Promessi Sposi perché vogliamo conoscere Renzo e Lucia. Vogliamo vedere se questi ragazzi si sposano, vogliamo capire come pensa l'innominato, vogliamo scoprire se Don Rodrigo viene punito e pagherà per quello che ha fatto. Noi, in pratica, con tutti questi romanzi, vogliamo conoscere gli esseri umani come noi. E penso che l'avventura sia il modulo giusto per riuscire ad avvicinarci alle storie senza annoiarci, perché è molto importante questo, farvi vedere delle cose, ma farvi divertire, farvi intrattenere, perché noi di tutta la tradizione letteraria storica, da Dante Alighieri a oggi, da Omero a oggi, abbiamo salvato che cosa? Le cose che ci hanno intrattenuto e divertito di più. Grazie. Firenze, quartiere di Santa Croce, 25 marzo 1460. Vicino all'abbazia della Santa Vergine, a circa 100 passi dal suo altissimo campanile, sorgeva il palazzo della famiglia Capponi, incastonato quasi a forza tra le tante botteghe di legatori e pergamenai. Rivolgeva la sua facciata alla via del Podestà,
suscitando riverenza in chiunque notasse sul portale lo stemma dell'arte del cambio. Ma se per caso un curioso, in quel mattino gravido di pioggia, avesse sbirciato poco più in alto, verso un piccolo balcone del primo piano, sarebbe rimasto colpito da una giovane donna, seduta con una gamba a penzoloni, alla guisa di un monello, con un libro in grembo. Non che Bianca De Brancacci disdegnasse di assumere un contegno da signora, ma negli ultimi tempi le riusciva sempre più difficile. La filatura l'annoiava, il ricamo le pareva un passatempo da vecchia e così pure l'andare a messa, ragion per cui aveva scelto di dedicarsi alla Historia de Tristano, un volume donatole da Angelo in un tempo in cui lui le aveva voluto bene, o almeno aveva finto di farlo. Al pensiero del cugino, la donna chiuse il libro amareggiata e osservò il brulicare di gente verso Porta Ghibellina. Il grigiore dei nembi sembrava aver contaminato ogni cosa, spingendo i bottegai ad accendere i primi fuochi e i carrettieri a spronare le bestie. Lo spettacolo, tuttavia, fu sufficiente a fugare i brutti ricordi. Bianca aveva sempre amato quel mondo operoso, dal picchettare dei maniscalchi al vociare dei marinai lungo le sponde dell'Arno, come pure il coraggio dei mercanti che portavano le merci, la moneta e la lingua di Firenze fino ai confini del mondo. Un'impresa capace di far impallidire le canzoni degli eroi leggendari e di cui lei, seppure femmina, aveva sempre sognato di fare parte. Bianca si meravigliò nello scorgere il marito a quell'ora del mattino. Ripiegando distinto nella penombra di una bifora, Bianca continuò a spiarlo finché non lo vide fermarsi sotto il balcone e picchiare al battente d'ingresso. Un attimo dopo, un famiglio gli aprì senza indugio. «Dov'è la mia sposa?» lo sentì chiedere. E quindi parliamo adesso di personaggi, parliamo di protagonisti. Avete visto, avete sentito? Questa è una protagonista. Diciamo che nel libro formalmente non è la protagonista principale, però è quella che io preferisco. La protagonista principale è un ladro, si chiama Tigrinus, si chiama, ed è un ladro perché? Perché nel romanzo non ci sono eroi positivi, come nei più classici romanzi, non ci sono eroi positivi, sono tutti eroi, diciamo, personaggi contraddittori. Sono positivi per certi versi, hanno un loro codice, un loro onore, però sono anche spietati. Bianca, che avete sentito, è una donna che vive una condizione di sottomissione col marito. E abbiamo tolto il pezzo, c'è un pezzo un pochettino, come dire, torbido, in cui Bianca viene stuprata. Però la novità è questa, anzi, è stuprata, è sottoposta a una condizione molto umiliante, ma lo stupratore non se la caverà come altri nella società contemporanea di oggi. Bianca non darà luogo a un Me Too, a un'associazione di donne sedotte, abbandonate, eccetera. Il marito farà invece brutta fine molto brutta. Questo vuol dire che nel romanzo, in qualche maniera, ci sono degli elementi anche molto moderni, appunto questa storia dell'emancipazione della donna che in alcuni casi avveniva già nel periodo del Medioevo. E chissà perché mi richiamano alla mente anche le nostre eroine della storia della Sardegna. Abbiamo delle vere eroine antesignane dell'emancipazione femminile. Mi viene in mente per esempio Adelaisa di Torres, che era sposata niente meno con un tuo compaesano forse di Bologna, con il figlio di Federico II, con re Enzo, però un amante che si chiamava Zanche, un faccendiere che finisce all'inferno di Dante, e da questa unione c'è una certa Caterina che è sposata con Brancadoria, che è questo Brancadoria. Siamo alla metà del 200, era la persona più influente dei Doria nel periodo di fondazione di Alghero, quindi probabilmente uno che ha partecipato in qualche maniera alla fondazione di Alghero, non è documentato ovviamente, però era presente in quel periodo. Anche lui finisce all'inferno perché periodo spietatissimo, durante un banchetto assassina, cioè ammazza questo Zanche, che tra l'altro aveva confinato ad Elasia
nel castello di Burgos. E lì Adelasia compie il suo atto di eroismo perché scrive la Carta dei Rennu, che è un codice che anticipa di molto l'emancipazione della donna, almeno per quanto riguarda le regole del regnare, cioè dai diritti alle donne di poter succedere ai mariti e così via. Dopo di lei abbiamo un'altra eroina che si chiama Eleonora d'Arborea, un'eroina molto, molto positiva, la quale era sposata anche lei con un Doria, con Brancaleone, ed è l'eroina che riesce, assieme al marito, a liberare quasi tutta la Sardegna dagli aragonesi, quasi tutta. Ancora oggi i movimenti indipendentisti innalzano il vessillo di Eleonora d'Arborea, l'albero del radicato. Quindi abbiamo, come dire, in Sardegna degli antecedenti di Bianca proprio, no? Delle persone che nel Medioevo hanno fatto molto nella storia per la lotta alla sottomissione femminile. Ma tra l'altro, vedi, io ho sempre detto che l'inferno è più interessante del paradiso, perché vedi all'inferno quanta gente interessante incontri. Donne come Bianca ci sono sempre state, e per fortuna, meno male, dai tempi di Eva. Sai che la prima leggenda, la prima donna malefica, secondo le leggende ebraiche del Medioevo, fu la vera prima moglie di Adamo, che non fu Eva, ma fu Lilith. Lilith, la donna creata dalla polvere e dalla sabbia, esattamente come Adamo, che si ribellò al marito e si ribellò a Dio, pronunciando il nome di Dio le nacquero le ali che la portarono nel Mar Rosso, dove poi diede origine alla genia di mostri. Ma pensiamo a donne di carattere, donne di intelletto, sempre nel Medioevo, come Hildegarda di Bingen, monaca, donna di un'enorme intelligenza, che scrisse addirittura un'enciclopedia sull'erboristeria. Pensiamo a donne come la vera monaca di Monza, Mariana de Leiva, figlia di un conte spagnolo, che veramente fu arrestata perché innamorata di un uomo che compì una serie di delitti per cercare di incontrarla. Marianna viene rinchiusa, addirittura si difende con una spada, era la badessa del convento benedettino di Monza, poi viene portata a Milano, e dopo 20 anni di reclusione murata viva, vecchia, rinsecchita ma ancora di carattere, sopravvive, viene decantata come la penitente perfetta, un po' come Lucrezia Borgia. Prima la donna d'intrigo, la donna dei mille amanti, la donna ingannevole, che però si spegne in un convento quasi in odore di santità. Queste donne, cioè la storia è piena di queste figure. Noi siamo talmente abituati ad appiattire tutto quello che ci descrivono gli storici del Medioevo che immaginiamo le donne dall'anno 1000 al 1400, ma dalla fine dell'Impero Romano fino al 1500, come persone che semplicemente sono rimaste in casa ad aspettare che qualcuno le sposasse. Io mi rifiuto di pensarlo, ed ecco perché ho cercato di descrivere figure come Bianca le Brancacci. Una donna bella, giovane, di carattere, intelligente, che si rifiuta di vivere secondo queste regole. Lei vuole diventare un banchiere, vuole diventare un mercante, vuole diventare una persona d'avventura, vuole vedere il mondo. Per farlo è disposta a qualsiasi cosa. Si vendica sul marito, che l'ha sposata senza dote, lei non sa neppure perché, e cerca di forzare le regole facendo una cosa molto importante, molto difficile. Accetta di non essere una donna buona. Ecco, come dicevi giustamente tu, nei miei romanzi non ci sono personaggi totalmente buoni, neanche totalmente cattivi, perché penso che l'umanità, il fatto stesso di essere esseri umani, voglia dire avere dei difetti. La nostra perfezione si fonda su questo, nell'essere costantemente in bilico tra quello che dovremmo essere e ciò che vogliamo essere, un po' come Macbeth. Macbeth è uno dei primi personaggi noir della narrativa. Macbeth è l'esempio più tipico dell'essere umano. Macbeth è colui che sa quello che deve fare, ma vuole diventare il re e perciò accetta di compiere dei delitti mostruosi, paga in anticipo le conseguenze del gesto che dovrà fare e lo stesso lo compie e diventa re, pur sapendo che diventando re lui poi andrà incontro alla rovina. E questa tragicità, questo colore particolare dei personaggi li rende amati dal pubblico, molto più di Renzo, lo sposo di Lucia. Una volta presentavo
uno dei miei romanzi con Sgarbi, eravamo alla Fiera del Libro di Torino, e ci siamo messi a scherzare sul fatto di, cioè, come avrebbe potuto sentirsi Lucia dopo 20 anni di matrimonio con un personaggio bello, ma ingenuo e ignorante come Renzo. E Sgarbi dice, dopo 20 anni sicuramente Lucia avrà pensato di cornificare Renzo con Don Rodrigo, magari si sarà pentita di aver detto di no a Don Rodrigo. E ci siamo immaginati un romanzo 20 anni dopo, si scopre che Don Rodrigo in realtà non è morto di peste, rapisce di nuovo Lucia, Lucia cornifica Renzo con Don Rodrigo. E naturalmente è più il personaggio oscuro. Non è solo più divertente, è veramente più credibile e più umano, e perciò ci piacciono i romanzi di questo genere, con donne anche di questo genere. Meno male che ci sono state donne del genere, perché se no non saremmo giunti, penso, alla parità dei sessi oggi, perché ci vuole quella punta di cattiveria, di egoismo, per riuscire comunque a fare dei passi avanti. Una donna come Bianca ha rischiato tantissimo, però ha rischiato non solo per se stessa, ma per tutte le altre donne. Sì, ci vorrebbe forse una serialità anche per i promessi sposi. Ma e per i tre moschettieri ci sarebbe servita veramente una. Intanto questo romanzo è un romanzo inserito appunto in una serialità. Sì. Marsilio lo salutò Cosimo de' Medici senza alzare nemmeno il sopracciglio. Difficile. Vostra eccellenza, rispose il giovane filosofo con un inchino, chiedo venia per l'intrusione. Confido non siate sceso fin qui per sottrarmi del tempo in vano. Benché l'ammonimento fosse al limite del pungente, Ficino non si sentì affatto in colpa. Quella visita gli era stata imposta dalla coscienza e soprattutto dal suo profondo rispetto per le leggi divine. Nel nome del buon senso, Messer Cosimo avrebbe dovuto rinunciare per un momento al suo trastullo clandestino. Se mi sono permesso, spiegò, è per via del libro di cui mi affidaste la traduzione. Una nota di entusiasmo attraverso il volto del Medici. Avete già concluso? Per nulla, lo disilluse. A onor del vero, sono appena all'inizio. Prima di addentrarmi nell'impresa, mi sono infatti concesso una lettura preliminare per assaggiare i contenuti dell'opera e, beh, abbassò lo sguardo. Non si tratta del libro che pensavamo. Non è la tavola di Smeraldo, sobbalzò Cosimo. Al contrario, lo è, lo placò Ficino. Contiene tutti gli scritti attribuiti dalla tradizione a Ermete Trismegisto, in forma integra e corretta. Non è che c'è un'imperfezione, un vizio di copiatura o una plografia che mi è saltata agli occhi. Ma il volume, come dire, contiene anche altri segreti. In un crescendo di curiosità, Sua Signoria posò la sfera ottica e la pergamena sul tavolo. Spiegatevi meglio. Le pagine finali contengono i precetti di un'opera ignota. Una collazione, concluse Cosimo, che era un perfetto conoscitore dell'arte dei legatori e degli amanuensi. Nulla di cui spaventarsi. Non sono affatto spaventato, sbottò l'altro, per poi afferrare le briglie delle emozioni. Tuttavia, riprese a bassa voce, ho ritenuto opportuno mettervi in guardia sulle insidie di questi precetti. Quanta premura! Si tratta forse di negromanzia? Non esattamente, eccellenza. L'autore di cui vi ho appena accennato è un magus di nome Giovanni Pitatrix, un nome che lessi, o forse udii, in relazione a fatti remoti che chiamano in causa l'idolatria orientale. Traducendo dal Sermo Arabicus, in sostanza, Pitatrix spiega come accedere all'universo del non visibile mediante talismani e simboli astrologici, in modo da evocare le entità ultraterrene che abitano le sfere celesti. Prodigioso! Ma io invece lo reputo un atto contro natura, anzi, un atto contro Dio. E questo è un po' un altro filone, il filone un po' di Dan Brown, di Ken Follett.
posso farti una domanda un po' difficile, speriamo che non ci prendano per intellettuali. Ah, intanto Dan Brown, un'opera che non capisce un accidente di storia e di esoterismo italiano. Esoterismo, questa è la parola. Ma qui si sente un episodio in cui Cosimo de' Medici sta cercando di far tradurre un libro a un filosofo vicino. Il libro però è un libro maledetto, è un libro dannato, è un libro che in qualche maniera porta a Satana. E intorno a questo libro si svolgono azioni criminose, c'è un ladro che la ruba, un altro che la ruba ancora, eccetera, eccetera. Insomma, il libro mette in moto una serie di azioni anche violente, anche forti. E questa è un po' una, come dire, una tradizione di alcuni libri. Allora, la domanda difficile è questa, praticamente. Qui è tutto simbologia, tutto parole, tutto appunto ermetismo, tutto sincretismo. I simboli hanno forse più valore delle cose? La domanda, semplifichiamo la domanda, tu sei un po' uno storico perché racconti la storia attraverso romanzi, meglio che raccontarla dalla cattedra e così via. Ma che cosa muove la storia? Che cosa muovono gli uomini? Che cosa muovono gli eventi? L'economia, le condizioni materiali o i simboli? O le parole, i miti, le favole? I terroristi dell'ISIS muoiono sempre pronunciando due parole. E intorno ad alcune parole si sono fatti misfatti di ogni genere. Lo stesso romanzo, Il nome della rosa, ci dice che importante è la rosa, importante è il nome, non la rosa, l'importante sono i simboli, le parole, il valore che noi gli diamo, non tanto l'oggetto, il cuore. Gli innamorati fanno il cuore, non il fegato, non il pancreas, perché è tutto il nome. Non è una domanda difficile, è una domanda bella. È una domanda che anzi mi consente di sfiorare degli argomenti che spesso durante le presentazioni non tocco perché appunto non mi fanno la domanda. Il nome è la parola importante, è importante da subito. Com'è che Dio rende Adamo ed Eva padroni del creato? Gli mostra tutte le cose, le piante e gli animali, pronunciando il nome di ogni singolo animale, oggetto, pianta. In questo mondo rende Adamo padrone di ogni cosa. Ancora di più sarà suo figlio, terzo figlio, Seth, che incontrando gli angeli, secondo la tradizione biblica, diventerà ancora di più padrone non solo delle cose visibili, ma anche delle cose invisibili. Ora, andiamo per grado. Qua si è parlato di un libro che esiste davvero, la Tavola di Smeraldo e il Corpus Hermeticus, è ancora oggi un libro, forse il libro più importante di tutti gli appassionati di alchimia e di esoterismo. Durante il Medioevo questo libro veniva spesso legato, durante collato, cioè unito a un altro libro molto importante che è diffuso nel Medioevo, che era il Picatrix. Il Picatrix è un libro in arabo tradotto in greco e in latino che prometteva di evocare le creature che muovevano le sfere celesti. Naturalmente, secondo alcuni queste creature erano angeli, secondo alcuni erano demoni. Ora attenzione, perché noi parliamo di simboli, perché noi con la cultura contemporanea abbiamo attraversato il Medioevo, il Rinascimento, il Barocco, ci accostiamo a questi testi parlando di simboli. Durante il Medioevo simbolo e realtà coincidevano. Vi faccio un piccolo esempio. Noi guardiamo verso l'alto, facciamo finta di avere un cielo più limpido e di vedere le stelle. E noi guardiamo in alto e vediamo il vuoto, vediamo i corpi celesti che orbitano nel vuoto e nient'altro. Marguerite Hack. L'uomo medievale guardava verso l'alto e cosa vedeva? Vedeva delle sfere di cristallo nelle quali queste costellazioni erano state incastonate come dei diamanti in un'opera di un orefice. Quello che noi chiamiamo casualità per l'uomo del Medioevo non poteva essere casualità, perché le stelle erano state messe lì da Dio. Perciò Dio le aveva messe lì in un determinato ordine per comunicarci qualcosa. Le costellazioni, lo zodiaco, i moti della luna, le stagioni, erano tutti simboli.
simboli che portavano ad altri simboli ancora, ancora. Attraverso questo processo si creava una scala che da una parte arrivava a Dio e dalla parte bassa arrivava all'uomo. Perciò alla fine, per il Medioevo, il simbolo è anche verità. Evocare delle creature dell'invisibile attraverso dei simboli, attraverso delle formule, dei canti, dei disegni, era in realtà un modo per il metafisico medievale di avvicinarsi alla verità, cioè a Dio. Naturalmente però molti, come il timoroso Marsilio Ficino, il timorato di Dio Marsilio Ficino, colui che tradusse su ordine di Cosimo de' Medici il Corpus Hermeticus, e lo fece davvero nella storia, e che la tradizione di questo, traduzione latina di questo testo è veramente opera di Marsilio Ficino, ecco, quest'uomo aveva davvero timore che scrivendo e pronunciando i nomi di certe creature dell'invisibile potesse evocarle. Siamo nel 1400, 150 anni dopo si inizierà a parlare di Faust, Faust di Marlowe, che è un'opera letteraria, ma è qualcosa di più, perché non a caso l'autore del Faust usa questo nome. Faust o Faustus era il nome degli alchimisti del tardo medioevo, dell'umanesimo, dell'età moderna, che firmavano i loro testi perché non volevano che si conoscessero il loro nome. E questo, tutto questo vuol dire che cosa? Che il simbolo è la storia del medioevo, la bellezza del pensiero dell'uomo medievale è che ogni cosa che quest'uomo, dal semplice contadino al monaco dotto, ogni cosa che l'uomo del medioevo vede è la lingua di Dio. Noi abbiamo perso questa idea di sacralità, noi pensiamo che per avvicinarsi a Dio si deve andare in chiesa, abbiamo un'idea diversa, un concetto diverso dello stesso Dio. Oggi pensiamo a Dio e cosa pensiamo? Un signore con la barba bianca che ci vuole tanto bene, pensiamo a Babbo Natale. L'uomo del Medioevo, quando pensa a Dio, pensa a Carlo Magno, pensa a qualcosa, a qualcuno che fa il bene ma fa anche il male. Quando nel 1347 si abbatte la peste in Europa e si prolunga per un anno fino al 48 e muoiono 3 persone su 5 in tutto l'Occidente, gli uomini non pensano che la peste l'abbia mandata il diavolo. L'uomo sa che la peste l'ha mandata Dio, il Dio che ci vuole tanto bene, per castigarci. Dunque il rapporto con il simbolo è proprio questo: capire cos'è il simbolo ci consente di capire che cos'è la storia. La storia cambia, l'uomo geneticamente resta uguale, l'uomo non, però dal punto di vista del pensiero, ed è questo il gioco bello sia per lo storico ma anche per il narratore della storia, è cercare di fare capire a voi come questi uomini ragionavano epoca dopo epoca, capire il divario, quello che non che ci rende migliori. Io sono convinto che per molte cose l'uomo medievale era molto più in gamba di noi, faceva tanto con poco, costruiva chiese che non crollavano con i terremoti. Oggi siamo nell'Italia in cui crollano i ponti. Ingegneria del XX secolo è più cedevole della manovalanza delle chiese e delle cattedrali medievali di Milano, di Pomposa, i bastioni di Alghero, quanti secoli sono su? Li hanno costruiti nel 1200, 1300, rinforzati, esatto, e stanno ancora lì. Dunque, non è vero, lo stesso potere immaginifico è diverso. Noi oggi abbiamo modo di, per la maggior parte di noi, abbiamo modo di immaginare, di fantasticare, che è standardizzato, perché abbiamo la televisione, abbiamo internet, abbiamo tante cose che vediamo che ci entrano nella testa e che influenzano il nostro modo di elaborare la fantasia. Il pittore medievale non ha la televisione, deve usare il suo ingegno, deve tradurre a volte, pensiamo a dei frescanti che devono rappresentare delle scene dell'Apocalisse che non hanno mai visto, devono pensare solamente con la loro testa, tradurre parole in immagini, la cavalleria sulfurea, l'avvento del Vendicatore, ce ne sono infinite. Dunque pensiamo alla loro capacità di creare, perché è veramente un atto creativo, anche quando si tratta di fiction, noi stiamo creando cose che entrano nella vostra testa che prima non c'erano.
Perciò questa, anche questa, è la storia, è quel qualcosa che spesso ci viene appiattito, come per esempio abbiamo parlato di Cosimo de' Medici, quando ce lo fanno vedere sulla serie della Rai, vediamo un ragazzo bello con questi occhi azzurri che non capisce nulla, quello non era Cosimo de' Medici. Io in questo romanzo tocco tangenzialmente anche questa figura storica, ma l'ho trattato con molto rispetto, perché il vero Cosimo de' Medici non era un uomo buono, ma era un genio. Fu un genio esattamente come lo fu Leonardo da Vinci, però aveva un talento diverso, era il denaro ed era la politica, e lui li usa talmente bene che ancora oggi, dopo 600 anni, stiamo parlando di lui. Io non so se tra 600 anni parleranno ancora dei politici di oggi, non so se parleranno ancora di Salvini, di Berlusconi, di Veltroni, non lo so. Cosimo aveva un talento, era un genio, è riuscito a plasmare una realtà per renderla sua schiava, quella stessa realtà che voleva uccidere lui e la sua famiglia. Grazie. Porto di Alghero, 3 aprile 1460. Tigrinus osservò la città catalana comparire a poco sotto al sole, oltre le falesie di Capocaccia. Ne ammirò le cortine murarie e le numerose torri di guardia, ricevendo l'impressione di essere giunto non in un centro abitato, bensì in un fortilizio. Presto, tuttavia, scorse le imbarcazioni dei pescatori di corallo raggruppate a nugoli sotto costa e le vele di grandi navi che battevano i vessilli di Francia e di Aragona. Accostatosi a queste ultime, la galea, salpata da Livorno, puntò verso una cala che segnava i confini settentrionali di Alghero, oltre una propagine difesa da bastioni. Il cielo era terso e il mare di uno smagliante turchese. In un progressivo diminuire di velocità, la chiglia continuò a fendere le onde, finché non affondò nell'arena di una spiaggia bianchissima, accanto a decine di altri legni. Il ladro e il suo compare dovettero attendere il completamento delle manovre di ormeggio, dopodiché potevano scendere a terra e seguire da lontano le operazioni di scarico affidate ai poveri diavoli che fino ad allora erano stati incatenati al remo. Riprese quindi a guardarsi intorno, per farsi un'idea di quella villa fortificata su cui fino ad allora non aveva mai messo piede. Di fronte alla rada, che fungeva da attracco, sorgeva una cinta merlata con una grande porta sorvegliata da un torrione. Al di là si apriva una strada piuttosto larga, battuta da carri, soldati e uomini di fatica intenti a trasportare ogni sorta di mercanzia. L'arsenale e la dogana dovevano essere vicini. Il quartiere ebraico, invece, come gli aveva spiegato Bianca prima della partenza, si trovava nell'estremità nord-occidentale della città, su una lingua di terra e roccia su cui si infrangevano le onde. Con lo sguardo rivolto verso il mare, il ladro la individuò alla propria sinistra, ma non poté vedere altro che cortine difensive e torri. Vedete come la storia vissuta in un romanzo ci porta nella quotidianità delle persone, ci porta nella quotidianità della gente, una cosa che forse noi conosciamo, la storia d'Alghero, ma non con questa quotidianità proprio. È uno dei periodi più belli, diciamo il periodo più, forse il più glorioso di Alghero, la seconda metà del 400, il periodo dei traffici marittimi. Alghero non ha avuto nella sua storia grandi traffici marittimi, tranne in questo periodo, seconda metà del 400-500. C'era veramente un traffico molto intenso, dalla Catalogna arrivava tutto, arrivavano tessuti soprattutto, arazzi, arrivavano tutte quelle cose che poi andranno di moda per secoli, per esempio la berretta sarda, arriva in questo periodo, era il bonetto catalano, non era, che poi viene adottata sia ad Alghero ma un po' in tutta la Sardegna. Arriva per esempio, anche mi viene in mente anche il fustagno, che noi pensiamo che sia una cosa sarda, arriva in questo periodo. Era un tessuto molto, molto fitto, tale da essere impermeabile, che i catalani avevano imparato a fare a El Fustà, vicino al Cairo. È un tessuto che poi diventerà, ancora oggi si usa per gli abiti, oggi si usa per abiti anche eleganti in Sardegna.
Areava un po' tutto e il traffico dalla Catalogna era, pensate, allora della Catalogna verso la Sardegna era già circa il 14%, un grande traffico per allora. E dalla Sardegna partivano molti prodotti, i prodotti di un entroterra fiorente, non solo formaggio, pelli, oggetti lavorati in legno. E soprattutto partiva grano, c'erano le famiglie storiche di Alghero, quelle che se oggi noi entriamo a San Francesco vediamo ancora il loro stemma, i loro emblemi, le loro tombe, per esempio i Zatrillas, i Boyle, che si arricchivano soprattutto con il commercio del grano. E non erano anche questi, erano un po' thriller, non erano onestissimi. Per esempio la famiglia Zaffiglia si è famosa per avere dei caricatori clandestini per evitare, perché il grano poi doveva versare una tassa e così via. Quindi molte famiglie si arricchivano con il commercio del prodotto dell'entroterra, ma quelli che si arricchivano di più erano gli armatori del corallo. Questi reclutavano equipaggi mai di Alghero, quasi sempre o dalla Francia o dalla Catalogna o anche genovese e così via, compravano il corallo, i scinti del mar proprio a prezzo da niente e poi lo spedivano nei laboratori di Barcellona o di Marsiglia e da quei laboratori il prezzo diventava 1000 volte tanto. Quindi è il periodo dei rapidi arricchimenti, il periodo dei traffici marittimi. In questo romanzo si vive proprio nella sua quotidianità. E la quotidianità è una cosa difficile, perché quando noi studiamo storia ci vediamo continuamente messi di fronte ai re, ai papi, agli eserciti, alle guerre. Però quando si tratta, per esempio, di descrivere la scena di un banchetto, usavano o non usavano le forchette, usavano i piatti o le ciotole, usavano già i tovaglioli oppure si pulivano ancora le dita in queste ciotole di acqua e limone, le manovre di sbarco di una nave, come si combatteva in mare, come attraccavano, per esempio l'equipaggio, dove dormiva, come si ordinavano le cose a bordo. Questo è un periodo molto particolare, perché per esempio la navigazione inizia a cambiare. Quando ho preso Tigrinus, l'ho messo a bordo di una nave per farlo arrivare fino ad Alghero, io devo capire come funzionasse questa nave. Queste sono navi che naturalmente galee, galeotte, fuste, se fossimo stati ottomani, erano navi che avevano delle splendide vele, però per esempio non riuscivano ancora a navigare controvento, perciò serviva la forza remica. Dovevo mettere dei galeotti, cioè della gente in galera, rinchiusa nelle stinche di Firenze, per spingere queste imbarcazioni. Sembra una cosa semplice, ma il modo stesso secondo cui venivano ordinati questi uomini sui banchi di voga aveva delle regole ben precise. Venivano scelti, venivano ordinati secondo dei determinati criteri. Pensa che questi uomini addirittura nel tempo libero non dormivano mai. Durante la notte, quando la nave era ferma oppure quando si procedeva col vento, con le neve, con le vele, lavoravano a maglia e portavano a termine dei vestiti, degli abiti che o usavano loro stessi o quando la nave attraccava loro scendevano e li vendevano le persone, perciò avevano questo piccolo guadagno che serviva per mangiare a bordo qualcosa di più, delle gallette, o magari per bere del vino o acquistare degli abiti che consentissero loro di scaldarsi durante la notte. E dunque è un mondo affascinante, è un mondo avventuroso ma anche molto crudele, è un mondo che ci consente di vedere la realtà esattamente come la vediamo noi, perché è facile scrivere un romanzo con protagonista Carlo Magno, ma quando io devo vedere tutto attraverso gli occhi di un ladro, capire dove erano i bordelli, dove erano i nascondigli, come si poteva scappare, quando ti chiudevano in prigione che cosa dovevi subire, perché naturalmente prima di mettere in scena delle cose devo vederle, devo documentarmi continuamente, e durante la scrittura ti devi continuamente fermare perché c'è sempre qualcosa che tu non sai, nonostante, come vi dicevo prima, la documentazione c'è già prima della stesura del romanzo, c'è sempre qualcosa che sfugge. Di che tessuto può essere fatto un mantello, gli anelli che Foggia avevano, le donne fino a che punto potevano indossare dei gioielli,
c'erano delle norme suntuarie e precise. Per esempio a Firenze una donna, una nobildonna, anche se molto ricca, non poteva indossare una collana di perle se questa collana superava un determinato peso, perché non era ammesso. E dunque il romanzo è anche questo, è un'operazione per scoprire le cose che poi però devo farvi vedere in modo leggero, non banale, ma preciso e con poche parole. Prima di descrivere un oggetto io cerco di rigirarlo nella testa il più volte possibile, capire da quale prospettiva descriverlo e farvelo vedere in un modo chiaro, ma che non vada a travalicare quella che è la narrazione, perché voi avete visto la descrizione di Alghero, il modo in cui Tigrinus vede per la prima volta il quartiere ebraico attraverso i bastioni, deve essere una rapida pennellata, perché voi dovete avere il tempo di crearlo nella vostra testa, visualizzarlo, senza però perdere il contatto con l'azione. Ci sono degli autori, Falcones per esempio, che sono molto bravi, scrivono degli splendidi romanzi, però hanno il difetto, come a volte anche Ken Follett, che spesso interrompono la narrazione per spiegare. Ecco, io cerco di non fare quello, non voglio spiegare, voglio che entriate come nelle cose come Manzoni. Manzoni però, come Walter Scott, erano i primi che sperimentavano il romanzo storico e naturalmente avevano questa licenza di potersi soffermare su cose che i loro lettori non vedevano. Anche lo stesso Umberto Eco a volte eccede nelle spiegazioni, perché Umberto Eco scrive Il nome della rosa in un'epoca pre-internet. Ci sono cose che gli uomini, se non li vedevano descritti nei suoi romanzi, lo stesso Salgari lo fa, non potevano reperirlo da altre case, oppure dovevano andare a aprire l'enciclopedia e cercare. Oggi abbiamo una memoria visiva che è molto più ampia di quello che crediamo e ce ne rendiamo conto del momento in cui dobbiamo tradurre in immagini le parole dei narratori. Basta dire il monaco entrò nel convento e voi tutti lo state già vedendo, perciò è inutile che io vada a soffermarmi sul genere di pavimento che c'era nel convento, sul genere di affreschi che c'erano alle pareti, su come erano i paramenti sacri, perché rallentare l'azione. Poi nel momento in cui invece mi si rende necessario questa cosa, ecco che l'azione e la descrizione dell'ambiente diventano una cosa unica e mi sento in licenza di poter eccedere nella descrizione. Grazie. E questa è una passeggiata per Alghero nel 400. Alghero, quartiere della Giudaria. La passeggiata iniziò dal Kaal, che Azaria definì con orgoglio una delle zone più antiche dell'insediamento. Al pari delle cortine difensive, il quartiere risaliva al tempo del dominio genovese, quando ancora gli ebrei non si erano stabiliti sull'isola. Questi ultimi erano giunti soltanto da un secolo con i poblador catalani e da allora avevano prosperato con il placet della corona aragonese. Mentre il sole cresceva sulle case tinte di bianco, il cammino li portò alle cinte settentrionali del Kaal, dominate da un vetusto torrione che guardava il mare. «Torre di Sant'Elmo», declamò Azaria, «nome del santo navigatore». Poi indicò un monumentale ingresso ad arco che si schiudeva come una pupilla stanca tra le mura, il primo portal della mare. Tigrinus osservò quella cavità grigiastra rosa dal vento, cogliendo oltre di essa lo spumare delle onde. «Primo?» ripeté incuriosito. «È un varco assai antico», spiegò il giovane mentre avvicinandosi ne accarezzava un bordo come se fosse una bestia morente. «Oggigiorno, col portal della mar, si intende il passaggio tra le mura che avete attraversato dopo lo sbarco. Esiste soltanto un'altra apertura che consente di oltrepassare le mura di Alghero, il portal Rial». È un Alghero curiosa questa della seconda metà del 400, che in qualche maniera, come dire, ha delle somiglianze con la Alghero di oggi. Perché? Perché Alghero in quel periodo vedeva una sorta di transumanza del mare, cioè nel periodo del corallo era piena di gente, c'erano anche 300 coralline che brulicavano nel porto, e poi c'era chi faceva le gallette, chi faceva i cordami e così via.
nel periodo del Corallo era una città animatissima, fuori dal periodo del Corallo era una città mezzo morta, si sentiva soltanto il calpestio delle guardie armate, i vicoli erano abbastanza semideserti. Questa però è una passeggiata, diciamo così, che viene fatta da Ghiero, molto bella, dove incontriamo due elementi misteriosi che sono rimasti, diciamo così, nella memoria collettiva della città. Una è la famosa sinagoga. Tra l'altro questa sinagoga ha dato luogo a una sorta di giallo, la ricerca del Sidaru, cioè del tesoro che gli ebrei, quando sono stati cacciati con il famoso edito perpetuo del 1492, avrebbero sotterrato da qualche parte, e nei secoli gli algheresi l'hanno cercato senza mai trovarlo, ovviamente. È un bel romanzo anche questo, E poi c'è un altro elemento misterioso, che Castellias esisteva in tutte le città fortificate, c'era sempre un fortilizio, c'è anche, che so io, a Bonifacio, da altre parti, e ad Alghero doveva esserci, si chiama il Castellias, le rovine sono sotto Santa Chiara in qualche maniera, e la sinagoga non si sa mai dove, non si sa ancora bene dove fosse. La tesi più provata è che fosse dove c'era la chiesa di Santa Croce, cioè in piazza Santa Croce, però ultimamente alcune ricerche, Antonietta Denti eccetera, invece ha dimostrato che era in via Sant'Elmo, non smentita da un ricercatore di archeologia urbana che è Marco Milanese. Comunque il Marcello si è riportato davvero tutti questi elementi di fascino che, come si chiama, che in qualche maniera noi abbiamo dimenticato, ce li ha riportati, e sembra, leggendo il romanzo, sembra davvero di riviverli. Avete visto questa passeggiata davvero bella? Marcello. Io ho passeggiato anch'io. In realtà è stato molto difficile perché, come dicevamo prima, Alghero fino all'età moderna, quando viene rappresentata nelle carte, viene rappresentata soltanto all'esterno. Interessavano le mura, le fortificazioni. Certo. Tant'è vero che questo centro abitato, fino a un certo punto, non viene definito città, viene definita villa fortificata. Quando c'è stato il momento di dover far muovere i miei personaggi all'interno, ho dovuto studiare come un pazzo per capire come erano fatte le vie innanzitutto, cioè che direzione prendevano le vie interne, e dove per esempio si trovava il quartiere ebraico, dove si trovavano le chiese principali, dove si svolgeva il mercato, da che parte si usciva per andare verso il mare o verso la terraferma. E perciò ho scoperto che una delle chiese più antiche, quella che hai citato prima, la chiesa di San Francesco, che la cattedrale non c'era ancora, c'era però questa splendida, enorme sinagoga, vicino tra l'altro a una zona cimiteriale, che si sviluppava naturalmente ai margini o comunque all'interno di quello che era il CAL, di quello che era il quartiere ebraico, però non si conosceva ancora, non si conosce ancora dove sorgeva. Questo era importante perché io volevo fare vedere all'interno di questo romanzo la vita della città, il rapporto di questa città con il mare, il rapporto con il Corallo, con il mondo esterno, cioè con il sud della Francia e con la Spagna, ma volevo anche vedere come funzionava questa comunità ebraica, perché era particolarissima. Gli ebrei ad Alghero avevano una posizione di privilegio. Intanto sappiamo che diverse torri, parti di fortificazioni sono state finanziate anche dagli ebrei. Sappiamo che la comunità ebraica aveva delle regole molto precise, al punto e aveva dei permessi, le famiglie degli ebrei qui ad Alghero potevano avere dei servitori, avevano il permesso di non portare cucite i loro abiti, la rotella gialla che li distingueva appunto come ebrei, come servi, si potevano imparentare o avere legami d'amicizia o essere loro stessi doganieri o avere rapporti d'amicizia con i doganieri che avevano rapporti poi con il re, e dunque potevano anche affondare le mani in quello che era il movimento del denaro e delle merci del porto di Alghero. Tutto questo, per farlo vedere nel modo più semplice possibile, era quello di chiamare in causa una famiglia ebraica, la famiglia Delunel, che tra l'altro è gestita realmente. Molti di questi ebrei portavano i nomi delle località da cui provenivano, come Carcassona per esempio, che sono tra i più conosciuti, ma ce ne sono tantissimi. Di questa famiglia Lunel mi sono immaginato un ceppo rappresentato dal vecchio Simeone di Lunel, che investiva in Corallo,
che aveva un figlio, anzi due figli, un figlio maschio, Azaria, e una figlia femmina, molto bella. E questo figlio è quello che accompagna poi Tigrinus, credendolo un mercante fiorentino, all'interno della città, della villa, per fargli vedere com'era e come funzionava appunto l'aspetto mercantile di questa città, nell'attesa che il padre arrivasse, perché si pensava che il padre dovesse restare molto lontano da Alghero per affari. Invece in realtà il padre sta già arrivando e piomba subito come un falco su Tigrinus e suo figlio, perché proibisce al figlio praticamente di intrattenere rapporti commerciali di affari con un estraneo, perché lui, essendo il padre familias, vuole avere il diritto di decisione. E Lunel è un ebreo molto particolare, perché arcigno, è cattivo, è uno stronzo. Su questo rapporto tra Lunel e Tigrinus io fondo, appunto, faccio vedere come vivevano gli ebrei in questa città, ebrei particolari, perché poi tendono a italianizzare tra virgolette anche i loro nomi, i loro cognomi. Troviamo un Lunello De Lunel, un Marco De Lunel. A volte sembrava quasi che questi personaggi volessero non perdere le loro origini o negarle, però volessero acclimatarsi il più possibile a una realtà che proprio in questo secolo sta affondando delle radici, sta assumendo un volto. Dunque è stato veramente molto divertente, è stata un'avventura proprio accostarmi a questa città che però ha storia, ma non volevo che perdesse il suo rapporto con il mare, perché questa è una cosa molto importante, il rapporto che una città di mare potesse nascondere un tesoro, potesse essere legata addirittura a un tesoro che proveniva dai tempi di Carlo Magno, che questo Lunel possedesse una mappa, una lettera che descriveva, che celava, diciamo, l'ubicazione di questo tesoro. Dunque c'è questa componente di mistero che c'è, ci deve essere, c'è sempre quando personaggi attraversano il mare per arrivare a luoghi lontani dai tempi di Marco Polo, perché alla fine i mercanti di Alghero del 400, i mercanti di Firenze del 400 sono i diretti eredi di Marco Polo, un uomo intelligente, un uomo coraggioso, ma anche un uomo dal grande immaginario, perché noi oggi quando leggiamo Il Milione ancora non sappiamo fino a che punto quello che ci viene descritto da Marco Polo, attraverso anche le parole e l'immaginario di Rustichello da Pisa, non sappiamo fino a che punto quello che Marco Polo ci descrive sia vero o sia stato inventato. E questa è la bellezza dell'uomo medievale. Sì, questa storia di cambiare nomi l'ha proprio azzeccata, perché è avvenuto tante volte ad Alghero. La famosa famiglia Guyot, quella che abitava dove c'è adesso il Palazzo Peretti, dopo la costrizione, la riconversione al cristianesimo obbligatoria, fu costretto a cambiare nome, si chiamò Guyot et Durand, si chiamò prendendo il nome dalla moglie, quindi era una... diciamo un'azione quotidiana questa di cambiare il nome. L'ultima lettura poi chiediamo velocemente, perché ci fanno segni, ci fanno così, sì, brevissima, Roberto. Alghero, sprofondato tra i sassi di corallo, Caco osservò le pareti delle bianche falesie farsi sempre più vicine, finché lo schifo non penetrò in una cavità che si spalancava enorme sul mare. L'ultima cosa che vide prima di ritrovarsi all'interno della grotta furono le vele di una fregata in manovra di avvicinamento. Recavano i colori del vessillo francese. Poi ci fu soltanto l'oscurità, spezzata dai lumi di prua e di poppa, insieme al risucchio dell'acqua che ribolliva e turbinava, scomparendo in tenebrose anfratti che finivano chissà dove. A impressionare Caco furono soprattutto le pietre aguzze che pendevano dall'alto alla guisa di lance o di grandi pugnali. Gli rammentavano le danne dell'abisso, intento a masticare i dannati destinati all'inferno. Ma all'improvviso riuscì a provare soltanto stupore. A mano che ci si inoltrava nella caverna marina, la luce delle lanterne si posava su pareti che scintillavano di un verde smeraldo, sempre più intenso. Il nano tappò la bocca per non lasciarsi sfuggire un'esclamazione di meraviglia. Non aveva mai visto nulla del genere, nemmeno nei propri sogni, nemmeno nelle chiese più sontuose di Firenze. E per la prima volta da quando era stato coinvolto in questa avventura fu grato a Tigrinus. Poi si accorse che gli uomini stavano rallentando la voga. «Ci siamo quasi»,
disse uno di loro. L'altare è vicino. E la grotta verde, naturalmente. Allora, non ci abbiamo più tempo per discutere. Io credo che la città di Alghero debba un grande abbraccio a Marcello Simoni per aver apprezzato e valorizzato così bene la bellezza della nostra città. Grazie a tutti per averci seguito, grazie soprattutto alla libreria Cyrano che è impegnatissima a organizzare degli eventi molto molto belli e coinvolgenti. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Per chi vuole le firme.